test della saliva parte all'Università di Padova, il progetto sperimentale del Veneto, l'annuncio oggi del governatore Zaia. Si è spento a Venezia, 92 anni, Amos Luzzatto, medico presidente delle comunità ebraiche italiane, è stata una figura centrale dell'ebraismo italiano del dopoguerra. La Guardia di Finanza ha scoperto a Concordia Sagittario un laboratorio abusivo di gioielli, sequestrati migliaia di articoli falsi. Espulso il mummia, il 35enne che ha collezionato negli ultimi anni una sfilza di denunce e arresti nella terraferma veneziana. La nostra priorità è difendere i diritti e i bisogni degli italiani, così oggi la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel tour elettorale a Mestre. Il candidato sindaco per il centro-sinistra Pierpaolo Baretta oggi ha toccato con mano la realtà dei centri Don Vecchi incontrando Don Armando Trevisiol. Murano dopo il Covid ed il crollo del turismo a Venezia in piena crisi, così per iniziativa della sezione vetro di Confindustria Venezia, i titolari di 8 aziende della produzione del vetro hanno sfilato sul tappeto rosso. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli di oggi, ma prima il bollettino, il consueto bollettino regionale dei contagi. Rispetto a questa mattina ci sono 37 persone positive in più nel Veneto, 2 a Venezia. I casi attualmente positivi nella nostra regione sono in totale 2.907, in totale le persone ricoverate sono 146, 61 negativizzate, 85 ancora positive, 18 persone si trovano ancora invece in terapia intensiva. E lo avete dunque sentito dai titoli, diagnosi del Covid con il test della saliva, a parte all'Università di Padova, il progetto sperimentale del Veneto. Sentiamo. Stiamo parlando di occuparci dei dipendenti, dei lavoratori, quindi dei docenti, dei lavoratori in generale dell'università, per un programma sperimentale, unico a livello nazionale, è una prima assoluta, test della saliva per il Covid. Tra 3 settimane prenderanno il via i corsi all'Università di Padova, lezioni che saranno in presenza e per garantire la sicurezza di studenti e docenti l'Ateneo ha lavorato per implementare le misure anticontagio e contemporaneamente per una sorveglianza attiva che ha portato a questo progetto sperimentale definito dal governatore Zaia storico. La diagnosi molecolare da saliva ha un'affidabilità pari a quella dei tamponi, quindi noi possiamo immaginare dei protocolli di screening che abbiano la fattibilità. Il prelievo da saliva fornisce le stesse informazioni molecolari, cioè verifica la presenza del virus in quel momento del tampone orofaringeo. Rispetto a quest'ultimo però cambia la modalità di raccolta del materiale da analizzare. Il test potrà infatti essere fatto dallo stesso personale universitario su base volontaria direttamente a casa propria. È un cotoncino che tu mastichi e metti in una vial, in un contenitore, lo chiudi e lo consegni. Il test andrà poi ripetuto con la medesima frequenza del personale sanitario. Quindi una volta ogni 20 giorni, uno ogni 3 settimane, esteso al personale universitario. Modalità che non sono però attuabili per gli studenti, dato il loro numero, 60.000 ragazzi. Per questi si punta a identificare tempestivamente eventuali positivi per poi monitorare i contatti attraverso il test salivare. Sul fronte monitoraggio l'Ateneo ha modificato anche l'app di rilevazione della presenza degli studenti, obbligatoria al momento dell'iscrizione e già in uso tra gli universitari. Per permettere di inserire un dato aggiuntivo, non solo sono presenti in aula, ma sono presente e sono seduto al posto che ha una numerazione. Nel momento in cui il segnale all'università che è positivo al Covid, noi siamo in grado di identificare gli studenti che erano a una distanza di rischio. L'obiettivo è quello di estendere il test su ampia scala e di arrivare anche qui ai test rapidi e all'autoscreening. Riuscire invece ad avere un test
autogestito che tu consegni, che è già un grande salto in avanti. Il passo successivo però avere il test rapido sull'antigene, che ovviamente aggiungerebbe l'autoesecuzione. L'evoluzione di questo test per noi significa ulteriore sperimentazione per arrivare al test rapido. Quando parla di antigene vuol dire test rapido. Se abbiamo il test rapido con la saliva, significa che si va in autodiagnosi. Lutto nella comunità ebraica a Venezia oggi per la morte dello scrittore Amos Luzzatto, già rabbino, uomo di scienza e medico, anche operato per quasi mezzo secolo come chirurgo in svariati ospedali italiani. Un nostro refrain ripetuto, il non dimenticare, Zachor al tishkach, ricorda, non dimenticare. Parlava così nel 2012, nel giorno del ricordo, Amos Luzzatto, morto a Venezia all'età di 92 anni. Scrittore, professore universitario, primario e chirurgo, Amos Luzzatto per 8 anni, a partire dal giugno 98, è stato presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Nel 2002 gli fu conferito il premio San Giusto d'Oro in Friuli Venezia Giulia. Oggi in tanti lo ricordano come uomo di pace, ma non soltanto, ambasciatore della cultura e della città di Venezia e di tutto il paese, scrive il presidente uscente della municipalità di Marghera Gianfranco Bettin, capace di denunciare l'ingiustizia e di indicare la via del dialogo, così il senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi. Con la scomparsa di Amos Luzzatto perdiamo una figura di enorme spessore, scrive su Twitter il sottosegretario veneziano alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Andrea Martella. La Guardia di Finanza ha scoperto a Concordia Sagittaria un laboratorio abusivo di gioielli, sequestrati migliaia di articoli. Risultava chiusa dal 2016, ma continuava a produrre gioielli, soprattutto contraffatti, per poi venderli online. La Guardia di Finanza di Porto Gruaro, insieme al Nucleo Speciale Beni e Servizi del Corpo di Roma, ha scoperto un vero e proprio laboratorio nel garage di un'abitazione a Concordia Sagittaria, da cui sono stati sequestrati 11.501 articoli tra preziosi e orologi. Un'evasione fiscale pari a 300.000 euro. In casa, invece, le Fiamme Gialle hanno trovato un vano adibito a studio televisivo, con tanto di attrezzature e telecamere professionali per la registrazione di vere e proprie televendite online. Tra gli articoli contraffatti, diversi accessori di abbigliamento, borse, orologi con custodia e garanzia, custodie vuote per gioielli e orologi, bracciali, anelli, collane con il marchio di note griff come Chanel, Rolex, Cartier, Bulgari, Versace e molte altre. I finanzieri hanno anche acquisito la documentazione contabile, da cui è emersa la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi dal 2014 al 2019. Le due donne sono state denunciate per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. La titolare è stata anche segnalata all'Agenzia delle Entrate di Venezia per il recupero delle tasse evase pari a oltre 300.000 euro. Un 35enne della Sierra Leone, meglio noto come il Mummia, che in questi anni si è reso protagonista di numerosi reati anche violenti nella terraferma veneziana, è stato imbarcato su un volo di linea questa mattina alle 7 del mattino all'aeroporto Marco Polo. Dopo uno scalo a Roma e il definitivo atterraggio ad Alghero, è stato trasferito in auto al centro di Macomer Nuoro in attesa della definitiva espulsione. La nostra priorità è difendere i diritti e i bisogni degli italiani, a cominciare dalla questione sicurezza Mestre, fino alla tutela di Venezia con i suoi artigiani e il suo porto. Così oggi la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel tour elettorale a Mestre. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Mestre, a sostegno dei candidati di partito in corsa per le regionali e le comunali, acclamata e fermata dai suoi sostenitori in Piazza Ferretto. Nel suo tour elettorale tanti temi affrontati, a cominciare dalla questione sicurezza. In particolare a Mestre, che è stata molto spesso raccontata come una sorta di capitale nazionale dello spaccio. Ecco, ci sono territori che diciamo, con il giusto decoro, la giusta attenzione, la giusta sicurezza possono essere estremamente ricchi e che invece continuano a pagare le scelte scellerate, in particolare di un governo che sul tema dell'immigrazione, del sostegno alle forze dell'ordine, della certezza della pena in questi anni ha fatto di tutto per picconare
sicurezza, legalità, stato di diritto. Quindi lavoro, famiglia e residenzialità con la tutela di Venezia e del suo porto. Venezia non si può scindere dal suo porto, questo mi pare evidente. Le soluzioni si trovano e le abbiamo fatte tante volte, le proposte, no? Il tema di non far passare grandi navi di fronte a San Marco, piuttosto che... Però non vuol dire che si debba depotenziare un porto che è tutt'uno con la storia e con l'identità di Venezia. Infine la stoccata al governo per l'imminente apertura delle scuole. Io penso che il governo sul tema della scuola si sia mosso malissimo, senza avere alcuna idea, molto in ritardo. Si poteva tranquillamente avviare un confronto con le regioni prima, si poteva avviare un confronto con le opposizioni, abbiamo fatto diverse proposte in queste settimane. Invece abbiamo un ministro che era tutto concentrato a spendere qualche centinaio di milioni di euro per i banchi roteanti, che non risolvono niente se non far lavorare qualche azienda presumibilmente cinese, e quindi adesso si è arrivati a 4 giorni dall'apertura delle scuole e noi ancora non sappiamo se le scuole apriranno. Terminato il punto stampa, la passeggiata continua con una Giorgia Meloni che tra selfie, applausi e parole di encomio si ritrova a suo malgrado circondata da assembramenti non graditi e di certo non contemplati. Il candidato sindaco per il centro-sinistra Pierpaolo Baretta oggi ha toccato con mano la realtà dei centri Don Vecchi incontrando Don Armando Trevisiol. Guardiamo. Nel suo tour elettorale il candidato sindaco Pierpaolo Baretta ha incontrato il direttore dei centri Don Vecchi, Don Armando Trevisiol, proprio nella prima struttura, quella di Viale Don Sturzo a Mestre. Una struttura straordinaria di servizio alle persone e di grande aiuto alla città. Io penso che strutture come queste siano un esempio di come si può fare solidarietà e fare in modo che le persone che ne hanno bisogno possano vivere pezzi importanti della loro vita, per esempio la parte più anziana. La richiesta è quella di lavorare insieme. Ci sia una collaborazione attiva, reciprocamente ci informiamo e ci aiutiamo, ognuno con le proprie competenze, le proprie risorse. Noi dobbiamo farci carico di 2 questioni che sono state poste: i senza tetto, che stanno crescendo, e le persone che non sono completamente abili ma non sono del tutto disabili e che quindi vanno aiutate a restare inserite nella società. Sono 2 emergenze che tra l'altro, dopo l'esperienza difficile di questi mesi del Covid, del lockdown, stanno crescendo ed è un tema che dobbiamo affrontare. Una realtà, quella del centro Don Vecchi, che grazie alla forte sinergia è riuscita ad affrontare con fiducia anche il periodo del lockdown. Noi abbiamo avuto una persona che è morta appunto di virus, ma aveva 1000 patologie ed era veramente, sarebbe morto comunque. Però siamo andati tutti quanti appunto in quarantena e quindi siamo stati rinchiusi per 15 giorni nella propria casa. Dopo un momento così di angoscia, vedendo che le cose vanno bene, poi non è una casa di riposo, ognuno va alla propria dimora, quindi vive la propria vita individuale, quindi fortunatamente non abbiamo avuto nessuna difficoltà. Abbiamo una bravissima un medico. Ed ancora politica, il candidato sindaco Marco Sitran nel suo programma elettorale punta su autonomia e statuto speciale per Venezia. Statuto speciale per Venezia. Il candidato sindaco della Civica Marco Sitran è pronto a realizzare lo scorporo di Venezia insulare dalla terraferma per ottenere la specialità e quelle agevolazioni fiscali che servono ad attrarre capitali. Il nostro cavallo di battaglia è attivare la città metropolitana mediante l'elezione diretta dei suoi organi. Preventivamente è necessario lo scorporo, come prevede la legge del Rio. Questo garantirebbe autonomia a Mestre, Venezia e Marghera nell'ambito di una città metropolitana intelligente che mette in rete i comuni con una mobilità sostenibile, con una grande attenzione per l'ambiente. Pensare anche al biglietto unico metropolitano sarebbe una grande rivoluzione. Autonomia e statuto speciale, gli obiettivi cui si trammira ormai da tempo. L'attivazione della città metropolitana consentirebbe ovviamente lo scorporo del comune per legge e ovviamente ambire per Venezia Lagunare a uno statuto speciale, attraverso la lega fiscale attrarre nuovi residenti e imprese di qualità. Se sarò sindaco, aggiunge
Itran, nominerò un pro-sindaco per la terraferma e separerò i bilanci di Venezia, Mestre e Marghera. Altro tema fondamentale, poi, la mobilità. Murano, Burano, Pellestrina si spopolano sempre di più a causa di una mobilità inefficiente e disastrosa. Pensiamo che Burano potrebbe essere collegata a Canoghera con una linea nuova e in 5 minuti un buranello raggiungerebbe la terraferma, invece per raggiungere Mestre da Burano ci vogliono 2 ore. Lo stesso discorso al Lido. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio, procedono speditamente i lavori di escavo manutentivo nell'ambito dei progetti avanzati dall'autorità di sistema portuale che ha anche stanziato 26 milioni di euro per i porti di Venezia e di Chioggia. In particolare a Venezia si attende approvazione del progetto di escavo di circa 640 mila metri cubi di fanghi nel canale Malamocco-Marghera. A Chioggia è stata completata la prima fase di caratterizzazione dei sedimenti che sono nella quasi totalità di classe B, lo aveva promesso. Lo stiamo facendo, così il presidente Pino Musolino sui social. Non è un momento semplice per l'arte vetraia Murano, l'isola dopo il Covid ed il crollo del turismo a Venezia è in piena crisi, così anche il Festival del Cinema può fare visibilità e in un segno di speranza. Per iniziativa della sezione vetro di Confindustria a Venezia, i titolari di 8 aziende della produzione del vetro hanno sfilato sul tappeto rosso, con loro anche Vittorio Sgarbi. Si accendono i riflettori del red carpet su un'eccellenza mondiale, il vetro di Murano. Su iniziativa della sezione vetro di Confindustria Venezia, presieduta da Martina Semenzato, 8 imprenditori con le loro creazioni artistiche hanno stilato nel pomeriggio la 77ª Mostra del Cinema di Venezia. All'evento ha partecipato come testimone Vittorio Sgarbi, in città per la presentazione del film diretto da Elisabetta Sgarbi, regista, sorella dello storico dell'arte, è anche editore della Nave di Teseo e direttore artistico di importanti manifestazioni. Ringrazio Vittorio Sgarbi che, accogliendo il nostro invito oggi, ha voluto raccontare la bellezza e la storia millenaria del vetro, ha detto Martina Semenzato. Bisogna valorizzare sempre più forte la nostra vocazione internazionale del vetro di Murano e in questo senso la Mostra del Cinema rappresenta una straordinaria finestra sul mondo. Le nostre aziende hanno trascorso un momento di oggettiva difficoltà, ora però manifestano la volontà e la forza di ripartire per continuare a diffondere le proprie opere. E nel tardo pomeriggio sono arrivati a protestare al Lido anche i precari dello spettacolo. Ed è davvero tutto da Venezia. Vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Bentrovati al meteo. L'attuale circolazione anticiclonica si indebolirà leggermente, ma vediamo nel dettaglio quali effetti sortirà nella giornata di giovedì 10 settembre. Sul Veneto, mattinata con ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio però più nubi sui settori montuosi, dove non si escludono anche degli acquazzoni, possibili fin verso le aree pedemontane. Temperature minime fino a 19 gradi, massime invece tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo più o meno la stessa situazione con sole prevalente. Qui il tempo si manterrà asciutto e stabile, con al massimo poche nubi sparse. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 27-29 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, sempre tanto sole ovunque, dalle ore pomeridiane però aumento dell'instabilità con occasionali rovesci. Temperature minime sui 14-15 gradi, massime sui 29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.